questi giorni stiamo facendo a Parigi il congresso del Partito della Sinistra Europea. Lo abbiamo fatto perché le politiche che stanno facendo a livello europeo sono sbagliate. Sono politiche di salvataggio delle banche private e nello stesso tempo che aumentano la disoccupazione e che scaricano tutti i costi della crisi sui lavoratori, sui giovani, sui precari. E quindi il Partito della Sinistra Europea ha come obiettivo fondamentale di rimettere insieme tutte le sinistre a livello europeo e di essere in grado di combattere contro questi padroni che si sono globalizzati, che si sono internazionalizzati al loro livello, non ognuno chiuso nel suo paese, ma assieme a livello europeo. E allora il senso profondo di questo congresso e in due parole d'ordine. La prima è che bisogna smetterla di dare i soldi pubblici per salvare le banche private. Lo hanno fatto in tutti questi mesi, hanno sperperato miliardi e miliardi di euro. Noi diciamo che le banche private non vanno finanziate, che se una banca va a gambe all'aria bisogna nazionalizzarla e non mettergli i soldi per continuare a finanziare i profitti. Dall'altra diciamo che i soldi non vanno usati per le banche ma vanno usati per fare un piano per il lavoro che permetta di dare ai 30 milioni di persone che sono o disoccupati o precari in giro per l'Europa un posto di lavoro, quindi un piano per il lavoro e per la riconversione ambientale dell'economia. Nessun soldo alle banche private, i soldi per il piano del lavoro. Questo è l'obiettivo del Partito della Sinistra Europea.